Il siluramento dell'assessore alla cultura e al turismo Sabrina Di Cosimo non sembra al momento ricucibile, nonostante il gruppo consiliare di Insieme per l'Aquila abbia espresso solidarietà alla Di Cosimo, auspicando un chiarimento col primo cittadino, che però sa tanto di atto dovuto. Oltre alla Di Cosimo e ad Annalisa Di Stefano cacciata da Biondi per le frizioni tra Martino e Liris, il sindaco dovrà rimpiazzare l'assessore all'urbanistica d'Eramo, che intende dedicarsi alla sua attività parlamentare a Roma, e gli eletti il consiglio regionale Emanuele Imprudente Guido Liris, Roberto Sant'Angelo. Biondi potrebbe azzerare la giunta ridistribuendo le deleghe. Marsilio vorrebbe in regione anche l'assessore al traffico Carla Mannetti come consulente e poi come direttore generale, ma lei non sembrerebbe intenzionata di lasciare il comune e Biondi vorrebbe trattenerla a tutti i costi. Si vedrà. In giunta resterà di sicuro Alessandro Piccinini, assessore allo sport e al commercio di Fratelli d'Italia. Si dovrà valutare però se rimarranno le stesse deleghe oppure cambieranno. Con lui all'esecutivo dovrebbe andare anche Ersilia Lancia, sempre di Fratelli d'Italia. La Lega dovrà sostituire Deramo Imprudente. Potrebbe rientrare Daniele Ferella, il capogruppo, e Tiziana Del Beato, che ha avuto un risultato importante alle recenti elezioni regionali. In giunta potrebbe entrare Vito Colonna del gruppo Insieme per l'Aquila e una casella resterà ai civici di L'Aquila Futura. Francesco Bignotti, assessore al sociale, potrebbe tirarsi indietro. In questo caso potrebbe entrare Luca Rocci. Potrebbe esserci un bello spazio anche per l'attuale capogruppo dell'UDC, Raffaele Daniele, che è già presidente della Commissione Garanzia nella passata legislatura. Potrebbe avere deleghe importanti, come le opere pubbliche o addirittura la carica di vice sindaco. Dovrebbe stare fuori invece Monica Petrella. L'ultimo posto in giunta dovrebbe andare ad una donna. Probabilmente sarà una figura tecnica. Non è sicuro neanche il ruolo di Roberto Tinari, ma per sfiduciarlo servono le firme.